Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Barbara, qui su YouTube mi trovate come La Zebra e su questo canale si parla di arte. Oggi video assolutamente fuori dall'ordinario perché, ebbene sì, se mi seguite su Instagram già lo sapete, se non lo fate vi vedo, andate subito a rimediare. Oggi avremo con noi alcune ospiti speciali. Stiamo parlando di tre simpatiche ragazze, Isabella, Serena e Milena. Anche loro, come me, si occupano di divulgazione artistica sia qui su YouTube, che le trovate come L'Anima dell'Arte, sia su Instagram, dove le trovate come L'Anima dell'Arte. YT. Vi lascio tutti i link necessari in descrizione e nel commento in evidenza. Mi raccomando, andate subito a seguirle perché la settimana prossima, precisamente il 12 dicembre, uscirà un video anche sul loro canale con me come ospite. Sarà sempre incentrato sul Natale e vi sarà molto utile se avete degli amici amanti dell'arte, non vi dico di più. Tornando a noi, di che cosa parleremo oggi? Oggi andremo a cercare dicembre, l'atmosfera natalizia all'interno di alcune opere d'arte o altro sempre legato all'arte, in modo tale da respirare il Natale anche attraverso la nostra più grande passione. Ognuna di noi porterà due esempi, speriamo che possano piacervi e soprattutto non dimenticatevi di farci sapere cosa ne pensate nei commenti. Bando alle ciance e partiamo con le prime opere di oggi, di cui vi parlerà Serena. Serena ha scelto per noi due artisti molto celebri, anche se in realtà l'identità di uno di loro è ancora avvolta nel mistero. Ascoltiamo le parole di Serena per saperne di più. L'atmosfera natalizia viene affrontata nella street art con Baschi, l'artista più famoso in questo campo. Lui nel 2019 ha deciso, in una cittadina inglese chiamata in Inghilterra, ha deciso di affrontare un tema di solidarietà piuttosto che creare qualcosa di inerenti a ironizzare la politica e così via. In questo murales ha creato due renne che stanno portando una panchina. Ma questa panchina, come potete vedere dalla foto, c'è un tetto, si chiama Ryan. Questo signore si stava accomodando e dormendo appunto su questa panchina e sembra che le renne lo stiano per portare via verso il cielo. È come se Ryan diventasse il nuovo Babbo Natale, un eroe d'altri tempi. Questo per valorizzare il tema della solidarietà e su, vedete, certe situazioni di aiutare e non girarsi. Lo stesso Baschi, quando ha postato un video che riprendeva ciò, ha anche detto: sono molto fiero degli abitanti di questa cittadina perché mentre noi filmavamo Ryan che andava a dormire su questa panchina, loro hanno portato cibo, un accendino, una bevanda calda a Ryan senza che lui chiedesse nulla. Questi sono i gesti più belli e noi dovremo farne un grande valore, secondo me. Un artista che amava molto il Natale, che quindi il tema dell'atmosfera natalizia c'era nel cuore, è stato Andy Warhol, e a un certo punto ha creato una serie di serigrafie. Serigrafia è praticamente un metodo che gli permette di ricreare la stessa immagine quante volte vuoi, su supporti diversi. E ha creato in questo portfolio di serigrafie anche Santa Claus. Santa Claus è chiamato da noi Babbo Natale, gli americani la chiamavano Santa Claus, e in questo portfolio veniva racchiusi tutti i miti di quell'epoca. Quindi per dedicarsi a questo portfolio si concentrò sulle icone e i simboli della cultura di massa di quel tempo, tra cui appunto anche Santa Claus. La cosa importante che voglio dirvi è che mentre facevo queste ricerche ho scoperto che fino a giugno dell'anno prossimo ci sarà una mostra a Catania in cui ci sono sia Baschi che Andy Warhol a confronto. Ed è veramente bellissimo, vai e guardatela e ammirala con tutto il cuore. Bene, abbiamo visto il Natale attraverso gli occhi degli artisti proposti da Serena, ma io invece di che cosa vi parlerò? Essendo la mia specialità la scultura, vi parlerò appunto di due opere scultoree. La prima, o meglio le prime opere di cui voglio parlarvi, dato che si tratta di una serie di sculture, sono realizzate dall'artista americano Alexander Calder e si tratta della serie Snow Flurry. Le opere più famose di Calder, o Calder, non ho mai capito come si pronuncia, sono i cosiddetti mobile, strutture leggere e delicate costituite, come suggerito dal termine, da elementi mobili. Rifiuta la concezione di una scultura possente, monumentale e immutabile, a favore di queste strutture delicate, all'apparenza fragili, in costante movimento, che esplorano costantemente il volume e lo spazio intorno a sé e la loro forma muta costantemente sotto i nostri occhi. La serie Snow Flurry appartiene quindi a questo genere di sculture, con una significativa differenza, ovvero le appendici sono dipinte di bianco, ma non è solo il colore ad evocare la neve. Anche il movimento lento, continuo ed oscillante di Snow
No Flurry richiama alla nostra mente la dolce caduta della neve, delicata e silenziosa. Di Snow Flurry esistono almeno 7 versioni, realizzate tra 1948 e 1959. Prima di parlarvi della seconda scultura che ho scelto per il tema natalizio, vi lascio alle proposte di Milena, che vi parlerà di qualcosa di insolito, ovvero di moda. Ci spiegherà le origini del costume più celebre di Natale e non solo. Ecco a voi Milena e le proposte per l'argomento. Per quanto riguarda la moda e il costume, pensando a Natale, mi viene subito in mente il costume di Babbo Natale, dai tipici ornamenti dorati, con i suoi dettagli di pelliccia bianca, e il tipico abito rosso. Non so se tutti lo sapete, ma il suo costume non è sempre fatto di questo colore rosso acceso, ma di certo possiamo capire perché questo colore alla fine abbia preso il sopravvento. È stato usato in svariate occasioni, l'abbiamo visto al cinema, nelle fiction e nei centri commerciali. È diventato ormai simbolo di Babbo Natale. È un costume, quindi, che è sempre stato circondato da una buona dose di magia e di sogno. Fin da bambini, infatti, abbiamo sempre immaginato questo uomo barbuto con questo costume rosso vivo portare tramite una slitta i doni a tutti i bambini, che pensandoci non ci siamo mai domandati come un solo uomo potesse portare doni a tutti i bambini di questo pianeta in una notte. Le origini di questo costume risalgono dal III e il IV secolo avanti Cristo in Turchia, con Nicola, vescovo di Mira, il quale veniva rappresentato con abiti dorati e bianchi. In seguito, molto in seguito, compare nel 1885 nell'illustrazione di Harold Winkler, che disegnò l'uomo barbuto avvolto da questo mantello rosso, perché secondo l'artista doveva essere morbido come la panna. Ma agli inizi del XX secolo cominciarono a girare diverse cartoline di auguri che ritraggono il personaggio con abiti non più rossi ma verdi. Una tradizione che è stata portata avanti dalla Coca-Cola, che nei suoi spot pubblicitari agli inizi ci mostra un Babbo Natale con un costume verde con la pelliccia bianca. In seguito si è poi deciso di seguire la tradizione e di riportare il Babbo Natale sempre nei spot pubblicitari con la classica casacca rossa. Oggi quindi questo costume identifica direttamente il personaggio di Babbo Natale. Un altro elemento tipico connesso all'atmosfera natalizia sono appunto questi maglioni che ci infiliamo la mattina di Natale per chissà quale motivo. In realtà i motivi si possono comprendere, sono il senso di famiglia, il senso di coccola, il senso di atmosfera che appunto precede quello che è il pranzo di Natale o il momento di Natale. Ormai tutti i brand d'abbigliamento propongono questi maglioni che riportano renne, palle di Natale, decorazioni, festoni, eccetera. Quindi se portate questi maglioni durante il periodo di Natale siete scusati, se li portate fuori dal periodo natalizio vi vengo a cercare a casa vostra. No, dai, scherzo, o forse no. Questi maglioni ci danno un senso di festività, ci fanno tornare un po' bambini, quando aspettavamo con ansia il periodo di Natale per scartare quei regali che ci comparivano magicamente nel nostro salotto. Eccomi di nuovo con voi e torniamo a parlare di scultura. La mia seconda proposta di oggi vi porta ad un ciclo scultoreo importantissimo per la mia zona, ovvero il ciclo dei mesi realizzato da Benedetto Antelami, e ci concentreremo soprattutto sul mese di dicembre. Come chi mi segue sa, io vivo nella provincia di Parma, in Emilia-Romagna, e questo ciclo scultoreo appartiene appunto al Battistero di Parma. Le sculture del ciclo dei mesi sono di grandi dimensioni e sono ad un altissimo rilievo, al punto tale da raggiungere quasi il tutto tondo. Della tematica del ciclo dei mesi esistono altri esempi in Italia settentrionale, ma quello di Parma si distingue per le grandi dimensioni, per la pienezza plastica delle figure e per aver inserito, oltre ai 12 mesi, anche i segni zodiacali e le stagioni, anche se non sono stati completati nella loro totalità. Ma come vengono rappresentati i mesi? Al giorno d'oggi li rappresenteremmo con le feste tipiche del periodo oppure con le condizioni meteorologiche. Ad esempio, per rimanere in tema, parlando di dicembre, pensiamo immediatamente al Natale. Ovviamente non è sempre stato così. Queste sculture sono state realizzate
realizzate tra 1100 e 1200 e appunto si distinguono dalla nostra concezione attuale. Rappresentano infatti i mesi, personificati attraverso il lavoro dell'uomo. Queste sculture ci mostrano quindi lo scorrere dei mesi attraverso i lavori agricoli tipici della stagione. Il lavoro era fondamentale e nobilitante per l'uomo. La fatica di anni spesi nel lavoro dei campi, dal punto di vista religioso, aiutava l'uomo a liberarsi dal peccato. C'è da dire che potrebbe aiutarmi a svegliarmi alle 6 di mattina, a pensare che magari può aiutare la mia anima. Ma erano altri tempi. Ma tornando al tema del video, dicembre, come è rappresentato? Dicembre ha l'aspetto di un uomo ormai anziano, con la barba, diverso dai mesi primaverili ed estivi, rappresentati nel pieno della giovinezza. È intento a tagliare, da un albero privo di foglie, i rami necessari per accendere il fuoco. I suoi gesti sono meno vigorosi rispetto a quelli delle personificazioni dei mesi più caldi. Rispecchia quindi la lentezza ed il sonno invernale. Ricordandoci che il ciclo è incentrato sul lavoro della terra, corrisponde quindi al riposo dal lavoro tipico della stagione. Vi ho presentato entrambe le opere da me scelte per il tema, ma non è ancora finita, e adesso vi presento Isabella, che vi parlerà invece di due mostre incentrate sul tema del Natale. Io vi parlerò di due mostre che sono state fatte l'anno scorso, una a Pontedera e un'altra online. La prima mostra di cui vi parlerò si è tenuta a Pontedera, appunto, con il titolo Natale ad arte, luci, opere ed installazioni artistiche che animeranno la città in questo momento difficile. E è stata una vera e propria mostra all'aperto nelle piazze e nei luoghi principali di Pontedera, dove hanno partecipato importanti artisti italiani e internazionali con delle vere e proprie installazioni, sculture ovviamente luminose a tema natalizio. L'Orto dei Sogni di Giuseppe Carta in Piazza Martiri della Libertà, che rappresentava un tripudio di frutti della terra distesi su un prato di cavoli verdi, con trasparenze di David Pompili alla Chiesa del Crocifisso e Color Sactus di Jacopo Pischedda nell'atrio di Palazzo Stefanelli. Due interpretazioni pop e contemporanee del tema sacro della Natività e Testa di Lego di Marco Lodola, piazza Curtantone, Montanara. Proprio quest'ultima luminosa e sorprendente opera è stata pensata come naturale collegamento con I Love Lego, una mostra che doveva essere esposta in quel periodo, vicinissimo proprio al periodo del Natale, che ovviamente non l'hanno potuta aprire, ma che è stata poi aperta successivamente. Marco Lodola ha realizzato anche un'interpretazione del logo luminoso che campeggia sotto la torre dell'orologio ad indicare l'ingresso del Palp. La seconda mostra che vi voglio illustrare è una mostra dove medium display espositivo ha il web, quindi è una mostra che anche questa è stata realizzata l'anno scorso sul web, è stata realizzata una pagina Facebook apposita, quindi anche ora si può visionare questa mostra online, quindi a Natale puoi con Natal Art. È stata proprio una vetrina online diretta dall'artista Ilenia Pilato in collaborazione con Emotion Design. Tutto questo per rendere meno angoscioso un Natale da trascorrere chiusi in casa senza la possibilità di visitare una mostra, un presepe o qualsiasi opera d'arte. Natale ovviamente è la festività religiosa per eccellenza che celebra la nascita di Gesù, porta all'umanità ferita un messaggio di speranza sempre più necessario sia a chi soffre sia a chi vuole migliorarsi in mezzo a tanta sofferenza. Nascono segni di luce che sono i simboli del Natale. Non c'è pandemia, non c'è crisi che possa spegnere questa luce, ovvero la luce dell'arte. E si riempisse nel nostro cuore attraverso colori, pittura, pensieri e parole. Un panorama ricco e variegato di stili e tecniche attraverso cui gli artisti raccontano le proprie emozioni, lasciando emergere tutta la loro creatività. Natal Art è un progetto espositivo online, una showroom per divulgare l'arte e renderla strumento di condivisione, un incontro tra opere visive e poesia sul tema del Natale, dove le immagini e le parole confluiscono per disegnare una strategia di rinascita.
Bene, per oggi è tutto. Fateci sapere cosa ne pensate delle opere che vi abbiamo presentato e soprattutto fateci sapere se ci sono per voi delle opere che vi ricordano immediatamente il Natale. Noi per oggi vi salutiamo, ma non dimenticatevi di andare a vedere il 12 dicembre l'altro video che uscirà sul loro canale, incentrato sempre sul Natale, dove mi troverete di nuovo. Come sempre mettete mi piace, iscrivetevi a entrambi i canali e fate tutto quello che potete per condividere la cultura e noi ci vediamo nel prossimo artistico video. Ciao! And cry.